Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Siamo nell'appartamento di Aria arredato e devo dire che così mi piace molto molto di più. Prima era troppo vuoto, era completamente anonimo, invece così mi piace un sacco e sono contenta che il video vi sia piaciuto, quindi farò la stessa cosa anche con l'appartamento di Lola. Comunque oggi è giovedì, sono quasi le 11 del mattino e oggi Aria non va a scuola perché oggi è un giorno di festa. Oggi si festeggia il Festival del Raccolto e io non vedevo l'ora di scoprire questa festività grazie all'espansione stagioni. Ancora non ho scoperto ciò che riguarda il Festival del Raccolto, quindi sono curiosissima di scoprire tutto. Questa festa dura dalle 6 del mattino fino alle 2 di notte e ci sono un po' di attività da fare, come ad esempio decorare la perfetta combinazione di colori e decorazioni può predisporre lo scenario ideale per qualsiasi festività. Gnomi festivi, porta rispetto ai regali agli gnomi amichevoli nella speranza di ricevere premi festivi. Per partecipare trova degli gnomi in giro per il lotto, clicca sugli gnomi e seleziona accontenta lo gnomo. Ok. Pasto grandioso, un banchetto particolarmente allettante attende gli stomaci che brontolano con trepidazione. Assicurati che qualcun altro sia fra volontario per lavare i piatti. Cucina un pasto grandioso cliccando sulla cucina o sul frigorifero. Per dare inizio al banchetto seleziona chiama il pasto grandioso sul piatto completato. Ok. Ok, questa cosa poi la facciamo. Spirito grato è dedica del tempo a riflettere e essere riconoscente, chissà cosa porterà il domani. Per partecipare discuti con un altro simile di ciò di cui puoi essere riconoscente. Molto bene, poi ho scaricato un lotto che ho collocato nello scenario dove andare appunto a festeggiare l'autunno, perché in realtà oggi festeggeremo l'autunno anche se in realtà nevica. Ebbene sì, sta nevicando, siamo ancora in autunno ma sta già nevicando. Ho messo anche qualche decorazione proprio a tema Halloween fuori dall'appartamento di Aria. Quindi, visto che sono le 10:55, direi di cucinare un pasto grandioso. Ecco qua, cucina un pasto grandioso, vediamo cosa c'è. Colazione ormai direi di no, visto che sono già le 11. Cena no, cena, tutto cena. Ok, quindi colazione, come non detto. Le facciamo preparare una buonissima colazione e poi magari invitiamo nell'appartamento. Invita nel lotto attuale, invitiamo Lorenzo De Luca, che è un nuovo sim che ho creato, dopo magari ve lo farò vedere meglio, e poi ovviamente invitiamo la nostra amica Lola, eccola qua, invitiamo loro. Labarani Charib, Zabris Kithara. Ed ecco qua, è arrivata Lola e sta arrivando anche il nostro nuovo amico che si chiama Lorenzo. Adesso non fate caso al bug di questi capelli, poi probabilmente glieli cambierò perché ho messo la modalità portatile con il gioco e quindi un po' di capelli personalizzati, di materiale personalizzato me li bugga in questo modo. Comunque vediamo se il pranzo, se la colazione è pronta. Dai dai dai, quanto ci metti? Ma questo qua fuori, cosa ci fa una pentola qui? Scusate, cioè, ripulisci, non so cosa ci facciano le uova strapazzate fuori dall'appartamento. Il pranzo è pronto, quindi chiama al pasto grandioso e poi facciamo con Lola, condividi l'entusiasmo della festività Festival del Raccolto, e invece con Lorenzo facciamo e altre scelte amichevole, canta della festività Festival del Raccolto. Ok, ma questo piatto comunque è super invitante. Colazione grandiosa, wow, sembrano dei pancake e delle omelette, tipo. Molto bene, facciamoli chiacchierare un po' e poi andiamo nel lotto per festeggiare appunto l'autunno. Bello. Ok, lamentati della festività? No, perché mi piace come festa. Dai il regalo, Simoleon, regalo amichevole. Ma dai, non lo sapevo questa cosa. Tanto sta canticchiando. Allora, per partecipare colloca decorazioni festive tratte dalla modalità costruisci, decora gli esterni della casa collocando e usando il contenitore delle decorazioni, la pila in soffitta. Ok,
Ed ecco qua, è contenitore delle decorazioni la pila in soffitta, costa 100 simoleon. Quando le decorazioni festive devono essere disfatte fino all'anno seguente, qui che finiscono. È possibile sedersi sui coperchi resistenti per comprimere le decorazioni all'interno. È garantito che ingarbuglieranno tutti i tuoi fili di luci. Ok, prendiamolo e mettiamolo qui all'esterno. Mettiamolo magari... boh, mettiamolo qui. Ok, perfetto, questo l'abbiamo fatto. Poi dobbiamo cercare gli gnomi e accontentare appunto, accontentarli. Eccolo qua, uno qui nel giardino, perfetto. Quindi facciamo accontenta lo gnomo. Ma dai, dai la torta alla frutta, dai la torta, dai l'insalata, dai il giocattolo, dai il caffè, dai il cubo del futuro. Dai la torta alla frutta. Però sono già le 2, quindi veloce aria per favore, perché altrimenti non riusciamo ad andare a festeggiare al festival. Voglio provare un po' di cose in questo lotto che ho scaricato. Ma dai, gli ha regalato la torta alla frutta, no vabbè. Ok, anche questo l'abbiamo fatto. Aria ignora la tradizione perché cucina un pasto grandioso, cliccando sulla cucina sul frigorifero per dare inizio al banchetto. Seleziona chiama il pasto grandioso sul piatto completato. L'abbiamo fatto, perché non me lo selezioni? Fa niente, spirito grato, per partecipare discuti con un altro sim di cui di ciò di cui puoi essere riconoscente. Ok, facciamo discuti degli interessi. Lola, vieni qua per favore. E poi facciamo diventate migliori amiche per sempre. Sì. E poi altre scelte. Amichevole. Condividi l'entusiasmo per il festival del raccolto. Ecco qua, Aria Ferrara e Lola Scott stanno diventando migliori amiche per sempre. Che bella notizia. E altre scelte. Come facciamo ad essere riconoscenti? Abbraccia. Dai il regalo, proviamo così. Amichevole, dai il regalo. Regaliamole dei simoleon e regaliamole 100 simoleon. Vediamo un po'. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia. Se effettivamente non ti abbiamo molto considerato. Ma questa cosa che cos'è? Un altro gnomo. Accontenta lo gnomo e facciamo dai l'insalata. Wow, gli sta dando un bellissimo regalo impacchettato. È un po' di soldi, però ok, no. Spirito grato per partecipare, discuti con un altro sim di ciò di cui puoi essere riconoscente. Va bene, non me lo fa fare, sicuramente condividi un segreto, vabbè, lasciamo stare. Aria è tornata a casa a dormire, quindi il festival del raccolto l'abbiamo bene o male visto. Non so perché non ha avuto uno spirito grato e non mi ha dato la spunta sul pasto grandioso. Se l'abbiamo preparato, non ho capito perché è successa questa cosa. Comunque festeggiamo la festa dell'autunno nel lotto che ho scaricato domani dopo la scuola. Adesso lasciamola dormire perché è davvero distrutta. Ecco qua, il festival del raccolto ha avuto termine. La festività festival del raccolto è stata piuttosto positiva. Aria è riuscita a fare molte delle cose che si era prefissata, ma non tutte. Si augura di riuscire a farne ancora di più l'anno prossimo. Ok, dai, non male. Oggi è... allora, innanzitutto perché sono le 2.44, ti sei già svegliata, avevi bisogno di andare in bagno? Probabilmente sì. Abbiamo anche il bucato da fare. Raccoglie cumulo di abiti, fruga nelle tasche. Vediamo se c'è qualche soldino e poi direi che è tornato il momento di andare a dormire perché sono solo le 3 di notte. Vediamo se troviamo qualcosa nei vestiti, qualche soldino. Ok, 11 simoleon, dai. Non è male, non è affatto male. Torna pure a letto, domani la mandiamo a scuola, però a scuola non la seguiamo, visto che l'abbiamo già seguita negli episodi precedenti, quindi ci troviamo direttamente al lotto per festeggiare l'autunno. Tra l'altro oggi c'è un'altra festività e abbiamo la notte brava, cibo e bevande gratis, dalle 6 alle 2, fantastico, assolutamente fantastico, quindi prenderemo qualcosa nel lotto dove poi andremo. Al momento però lei deve comunque andare a scuola oggi, quindi te tocca, mi dispiace, devi andare a scuola. Alzati innanzitutto, assolutamente, alzati. Vai a scuola, fra 2 minuti stai ancora dormendo.
E hai fame, molta fame. Vabbè, andrai a scuola senza mangiare nulla. Vai a scuola. Aria è andata a scuola, perfetto. È Halloween, inizierà domani. È vero, domani ci sarà anche Halloween da festeggiare. Abbiamo un sacco di cose da festeggiare, per oggi ci dedichiamo a festeggiare l'autunno e nel prossimo episodio festeggeremo la giornata di Halloween. Comunque, vi stavo dicendo, ho trovato questi sacchettini per terra fuori da casa, piante autunnali, piante primaverili, però si devono comprare. Apri il pacchetto di piante autunnali, dopo vediamo quando torna da scuola. E poi abbiamo anche un po' di cose da ripulire qui, anche in cucina, visto che c'è un po' di pasticcio, non abbiamo messo in frigorifero le cose. Peccato, allora eliminiamo. Aria è tornata a casa da scuola, perfetto. Allora, anche questo via, ottimo. E allora, innanzitutto sono le 3 del pomeriggio. Io, come prima cosa, visto che lei ha bisogno di divertimento, di mangiare qualcosa, facciamo. Fai un bagno veloce, poi facciamo, fai un pasto veloce, facciamo crocchette di pollo e poi organizziamo il viaggio. E adesso crocchette di pollo. Ha anche bisogno di parecchio divertimento, dai che dopo ti diverti con i tuoi amici. Direi che Lorenzo invece ve lo farò vedere meglio nel prossimo episodio, magari vi farò vedere sia dove ho deciso di farlo alloggiare, sia i suoi tratti, i suoi look, insomma tutto quanto lo vedremo meglio nel prossimo episodio. Oggi voglio assolutamente festeggiare la festa di Halloween e direi che è arrivato il momento, quindi viaggia. E andiamo con Lorenzo, andiamo con Luna, vediamo chi possiamo invitare. Vediamo un po' chi c'è. Lola sicuramente. Invitiamo anche lei, Morgan. Dai, ok, andiamo con loro. Vediamo se possono venire. Ottimo, tutti vengono con noi. E andiamo in questo lotto che ho appunto scaricato, dove ci sono un sacco di cose dedicate all'autunno. Ed eccoci qua. Innanzitutto, vediamo il lotto. No, piove anche oggi. Mannaggia, piove anche oggi. È una giornata così, si sa che l'autunno è questo. Allora, questo è il lotto che ho scaricato e che potete trovare. È nella galleria del gioco, potete scaricarlo tranquillamente, non c'è niente di materiale personalizzato, ma ci sono tantissime cose che mi piacciono molto. Innanzitutto troviamo un sacco di foglie a terra super a tema autunnale, questa cosa mi piace molto. Qua abbiamo un po' di zucche a tema Halloween, ci sono delle candele, ci sono questi chioschetti che al momento sono chiusi, quindi direi di assumere un venditore per poter prendere qualcosa da mangiare. Poi qua abbiamo un altro chioschetto, qua abbiamo una zona dove si può ascoltare qualcuno cantare, suonare, anche se al momento non c'è nessuno, qua si può giocare a scacchi. C'è questo banchetto a tema Halloween, ci sono le altalene che dopo non vedo l'ora di provare, c'è la pista per pattinare e anche questo non vedo l'ora di provarla. Poi abbiamo i fuochi d'artificio, magari questi li accendiamo verso sera, ovviamente c'è un bagno, c'è lo spaventapasseri, ci sono un po' di panchine per rilassarsi, c'è un altro chioschetto, ok, ci sono tante 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 cose, un sacco di zucche, insomma tante decorazioni autunnali, questa cosa mi piace molto, c'è anche la possibilità di accendere un fuoco. Allora, lei è molto tesa perché ha bisogno di divertimento, quindi innanzitutto, come prima cosa, vieni qua e vediamo se ci possono dare da mangiare. Ok, sta arrivando un sim, perfetto. Dopo, anche qui c'è un altro gnomo, eccolo qui, e volevo provare l'altalena, dondola. E poi cosa abbiamo? Chiedi di farti spingere sull'altalena, sì, chiediamolo a Lorenzo, vediamo un po'. Eccola qui che sta andando sull'altalena. No, vabbè, che bello. Adoro. Bellissimo. Poi che altro possiamo fare con l'altalena? Chiedi di dondolare con. Chiediamo a Lola. Peccato per la pioggia che sta rovinando un po' tutto.
tutto, il chioschetto comunque aperto e dopo prendiamo sicuramente qualcosa da mangiare. Vediamo se Lorenzo ci dondola un pochettino sull'altalena. Intanto Lola è già pronta, si sta già dondolando, adesso arriva anche Aria. Eccoli qua che belli, tutti e tre insieme, super carini. Carini! No vabbè, troppo bella questa cosa, mi piace molto. E intanto che loro continuano a dondolare sull'altalena e a divertirsi, direi di venire al chioschetto a ordinare qualcosa. E ordina del cibo, vediamo cosa c'è. Pizza al formaggio, guardate, niente, si paga durante questa giornata, fantastico, adoro la notte brava, il fatto che tutto il cibo sia gratis. Comunque abbiamo pizza al formaggio, insalata, cupcake, torta. Io direi di ordinare qualcosa a tema autunnale, quindi o vellutata di zucca o cupcake alle carote. Sono le 18:50, quindi è anche ora di cena, però no, ho voglia di cupcake alle carote, ordiniamo un bel cupcake, un buonissimo cupcake. E dopo direi che è arrivato decisamente il momento di pattinare, quindi invita a pattinare, chiediamo un po' a tutti, vediamo se hanno voglia di pattinare con noi dopo. Un buon cupcake, grazie, abbiamo gli hamburger, ci sono i sandwich, ci sono le patatine, ci sono un sacco di cose comunque. Ok, cibo e bevande gratis, perfetto. Ma il cupcake perché non l'hai preso? Prendi il cupcake. No, mi sa che non ha voglia ed è già pronta per pattinare sul ghiaccio. Sul ghiaccio, scusate, pattinare sulla pista. Alcuni stanno già pattinando e stanno anche rischiando di cadere. Stanno arrivando tutti, guardateli. Aiuto, rischiano di cadere. Ed eccola qua anche Aria. Mi sembrano un po' imbranate, guardatele, un po' tutti sono imbranati e rischiano di cadere. No vabbè, mi piace un sacco, adoro il fatto che si possa festeggiare ogni stagione in questo modo, davvero troppo bello. E volendo possiamo anche personalizzare la pista, tipo si può impostare la musica e riproduzione automatica della musica. Ok, poi cosa possiamo fare? Imposta gli effetti, coriandoli, fiocchi di neve, stelle, vediamo un po'. No, vabbè, ma che bella cosa. Personalizza, vediamo qualcos'altro, fiocchi di neve. No, ma è romanticissimo. Proviamo i lustrini. Wow. E poi l'ultima cosa che volevo provare era l'illuminazione. Imposta colore e intensità. Accendi le luci da festa, vediamo. Ok, no, bellissimo. Pattina in giro, vieni qua Aria. Non so perché è rimasta fuori a chiacchierare. Mi volevo che pattinasse un po'. C'è Lola che si sta divertendo tantissimo comunque ed è diventata molto più brava in realtà. Però sta arrivando anche Aria, eccola qua. Dai, piano piano ce la possiamo fare ad imparare. Bellissimo, mi piace un sacco. E nel frattempo si è fatto buio perché sono già le 9 di sera. Quindi, fatto questo, direi innanzitutto il suo cupcake alle carote l'ha lasciato qua. Sì, non l'ha ancora preso, vieni qua e mangia il cupcake alle carote. E poi l'ultimissima cosa da fare per chiudere la serata in bellezza è accendi la batteria di fuochi d'artificio. Dobbiamo assolutamente far scoppiare i fuochi d'artificio. Lorenzo, dov'è? Se n'è andato? Non c'è più? Mi sembra di non vederlo. Ok, ha preso il cupcake. Bene, e accendiamo i fuochi d'artificio. Vediamo un po'. Wow, in realtà li sta guardando. No, ok, sono fermati tutti, bene, sono fermati tutti a guardarli, che spettacolo, bellissimi. Devo dire che questa espansione stagioni è una delle migliori, probabilmente la mia preferita tra tutte quelle che sono uscite fino adesso. Mancava decisamente questa espansione e sono troppo contenta che sia
che sia finalmente arrivata. Direi che posso concludere così il video. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete tanti pollici in su per supportare la serie. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!